talento, lei è stato un grandissimo talento da giocatore, un immenso talento da allenatore. Ha lavorato con talenti come Messi, adesso come Haaland. Che cosa dire riguardo a questi talenti che sono comunque dei diamanti grezzi nelle vostre mani? Beh, credo che hanno una cosa in comune, che gli piacciono tanto quello che fanno. Hanno un talento speciale, senz'altro, unico. Ma soprattutto è il fatto questo de che amano quello che fanno. Tu nella vita, credo io tutte queste riflessioni che faccio lo faccio con la possibilità che sbaglio, non è che una certezza assoluta, ma io ho sempre pensato che se non c'è un piccolissimo amore, un po' amore a quello che fai, a me dice no, vai a lavorare, io non ho sentito mai che vado a lavorare. C'è un lavoro che mi piace da piccolo, mi ha fatto della mia passione, la mia forma di vita, il mio lavoro e basta. E poi ho avuto tante fortuna, non è perché volevo essere calciatore diventato. Nella vita ci sono tante cose che intervengono nel tuo cammino che avendo, sono cosciente di che avendo fatto lo stesso, con un poco di sfortuna, potreste non avere avuto la vita che ho avuto. Questo, sono convintissimo di questo. Quindi, mister, talento e impegno, quale dei due deve essere predominante nello l'impegno. Sport? È l'impegno. Infine, quale messaggio a 3.500 ragazzi che sono venuti ad ascoltare le sue parole? Ma che ne so, ascoltano suo papà, suo papà e la sua mamma che lo vogliono più bene che io che non lo conosco. Che ne so che le posso dire? Però lei prima ha sottolineato che è importante essere buoni, no? Ad essere dei bravi, certo, ragazzi. No, adesso si punta tanto sulla la furbizia, la cattiveria. Prima la gente buona, quel nonno, la nonna, quella persona buona, era quello che tutti volevamo essere. Adesso è una cosa come lasciate, no? Come adesso è buona persona, questo no. E alla fine, Si partiamo di qua e facciamo e diciamo sempre grazie, prego e tutte queste cose, credo che uno tendrà, avrà successo, una ridicolezza quello che dico, ma io credo che le buone persone, io non dico che lo sia, però le buone persone credo che alla fine hanno più possibilità di, primero per sicuro saranno più felici, questo è sicuro, che alla fine quello che vogliamo è essere amati, essere felice, no? L'altro no. Educazione e applicazione. Tutto parte di qua. Mi piacerebbe allenare l'Italia. Mister, sono qui. A livello di talento, il Sud America è un posto che ha sempre prodotto grandi talenti e le squadre europee hanno sempre guardato quel continente. Come una società come il Manchester City guarda i grandi talenti in Sud America? No, io credo che oggi la grande società guarda i talenti dappertutto. Hanno scouting in Europa, in Sud America, in Asia, negli Stati Uniti, oggi tutti stanno preparatissimi. Immagino oggi non devono nemmeno viaggiare oggi a vedere il talento, ci sono queste scouting database in italiano, database che clicchi e sai tutto di quel giocatore. L'ultima domanda. Ha detto che le piacerebbe un giorno occuparsi poi di formazione. Ecco, non crede, vista la sua capacità anche di prevedere quello che succede, la sua influenza, la capacità anche di mettere insieme le persone, di poter mettersi a disposizione della comunità anche in un altro modo, quindi con ruoli istituzionali anche importanti. Istituzionali come, per esempio? Organizzazioni governative. No. Ministro. No, grazie per l'offerimento. Tu sei carino, ma no. Grazie. Infine, chi ringrazia Guardiola? Chi ringrazia per Guardiola? Allenare in Italia, insomma. Non lo so. Mi piace venire in Italia, ma allenare.